Ruben Razzante, docente di diritto dell'informazione all'Università Cattolica di Milano, è uno degli 8 componenti della commissione per arginare il fenomeno delle fake news sul coronavirus in rete, voluta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Andrea Martella. Razzante, intanto, perché si è resa necessaria in questo momento una task force contro le fake news? Accanto alla pandemia stiamo sperimentando gli effetti perversi della infodemia, cioè la circolazione incontrollata soprattutto sul web di informazioni non vagliate, non verificate, che finiscono per disorientare l'opinione pubblica e soprattutto finiscono per far fare errori alle persone nella osservanza delle misure di contenimento. E quindi l'obiettivo di questa task force non è certamente quello di censurare le opinioni o di dettare verità precostituite, semplicemente vuole essere una bussola e quindi un gruppo di lavoro agile in grado di orientare meglio la navigazione degli utenti e di rendere maggiormente riconoscibili le notizie certificate, quelle riconducibili a fonti istituzionali, e altrettanto riconoscibili quelle di dubbia autenticità, non vagliate, che possono generare fraintendimenti e possono fuorviare l'opinione pubblica. Quale sarà in concreto il vostro compito e quali azioni avete già messo in campo? Ne stiamo discutendo proprio in queste ore, attraverso riunioni ovviamente tra di noi, in versione ovviamente online, e stiamo valutando una metodologia di lavoro che ci possa consentire di raggiungere questo obiettivo, non quello di fare fact checking su ogni fake news che ci viene segnalata, perché non facciamo questo, non siamo in grado di stabilire se una notizia sia attendibile oppure no in campo medico-scientifico, perché evidentemente questo è già al vaglio delle autorità preposte. Quello che noi vogliamo fare è semplicemente favorire la circolazione di notizie basate su evidenze scientifiche che possano orientare meglio i comportamenti delle persone, quindi rispetto all'utilizzo dei dispositivi medici, rispetto alle modalità di comportamento negli ambienti affollati. Ecco, tutte queste misure che sono state già dettate dal governo vengono ciclicamente messe in discussione da fake news che circolano in rete e che possono generare o una infondata tranquillità, ma anche un infondato a volte allarmismo. Allora, il nostro obiettivo è proprio quello di individuare dei criteri da offrire agli utenti per selezionare meglio in modo autonomo questi contenuti e per far sì che siano più evidenti in rete questi contenuti riconducibili a fonti istituzionali e meno evidenti, quindi marginalizzati, i contenuti di dubbia autenticità. Sono escluse dal vostro controllo, mi passi il termine, giornali, TV e siti online. Su cosa allora vi concentrerete? Noi riteniamo che la professionalità giornalistica sia uno dei valori aggiunti in questa fase storica. I giornalisti stanno dimostrando un grande impegno nel divulgare notizie di interesse pubblico e la task force nasce per monitorare soprattutto il web e in particolare le piattaforme social, perché la libertà che c'è sui social è una grande ricchezza per le democrazie, sì. Ma in fasi storiche come questa, cioè contrassegnate da un'altissima minaccia per la salute pubblica, possono diventare anche veicoli di notizie devastanti che producono effetti davvero devastanti sulle coscienze, per cui è chiaro che ci concentreremo soprattutto sul web, dove c'è una rapidità
di diffusione dei contenuti e quindi anche una viralità, cioè il fatto di raggiungere in brevissimo tempo milioni di utenti può destabilizzare molto di più. Riteniamo peraltro che l'informazione professionale e di qualità che si fa nei media tradizionali e che è certificata dall'esistenza di un ordine professionale, quello dei giornalisti, non abbia bisogno di essere sindacata da una task force che invece nasce senza poteri ovviamente sanzionatori né di vigilanza specifica sui singoli soggetti, ma soltanto di monitoraggio per quanto riguarda la circolazione delle notizie in rete. Quindi la salute si tutela anche arginando le fake news. Questo potrebbe rimanere anche dopo, diciamo, dopo che questa epidemia sarà passata? Il decreto istitutivo in base al quale siamo stati nominati prevede che la task force rimanga in carica, diciamo, fino all'esaurimento della pandemia e comunque per non meno di un anno. Quindi immagino che fino all'aprile del 2021 ci chiederanno di operare sempre in assoluta gratuità per contribuire a diffondere maggiormente le notizie certificate e a mettere in guardia gli utenti da notizie che non hanno un fondamento scientifico. I social, lo ha detto anche lei, sono una grandissima opportunità, ma possono diventare anche un pericolo, soprattutto oggi che siamo tutti a casa e cerchiamo di informarci il più possibile in rete. Allora le chiedo, quali sono le principali e magari più recenti fake news circolate in rete sul coronavirus, a partire dalla notizia secondo cui il virus sarebbe stato creato nei laboratori cinesi? Sì, io inviterei in generale a diffidare di tutte le teorie complottiste. Non abbiamo riscontri di queste teorie complottiste, peraltro ovviamente esulano dal campo d'azione della task force, che non si occupa minimamente di politica, di responsabilità, di quello che è già successo, vuole incidere sul futuro e non sul passato, sulle spiegazioni dietrologiche o di altra natura. Quelle sono sicuramente fake news da combattere. Perché arrivano oltretutto da fonti non ufficiali, da fonti anche non attendibili, per il fatto stesso che si tratta spesso di soggetti che hanno un curriculum tutto sommato modesto. E quindi non si capisce in base a quali competenze anche finanziarie possano dedurre che è tutta una macchinazione per favorire nelle borse internazionali determinati titoli, eccetera. Sono tutte cose che andrebbero provate e non sono state provate, quindi quelle sicuramente. Credo poi che ne siano circolate davvero tante anche sull'utilizzo degli antinfiammatori o sull'utilizzo delle mascherine, sul fatto che siano utili o inutili, sul fatto che si trattasse di una semplice influenza, soprattutto all'inizio, no? È circolato questo. Quindi direi che ci sono tantissimi esempi da fare, ma l'obiettivo della task force non è tanto quello di piangersi addosso e di registrare tutte le fake news che sono circolate finora, ma di impedire che continuino a circolarne di altre ancora più deleterie nella fase in cui stiamo cercando di rinascere, di ritornare a fare una vita normale. Certo, diciamo che il compito è complicato, anche perché il virus è nuovo e gli stessi esperti lo stanno ancora studiando, quindi insomma questo forse può essere stato anche un terreno, diciamo, di più fertile per la circolazione di queste fake news. Potrebbe essere anche questa una lettura. Evidentemente sì, perché l'aspetto misterioso del virus si è tradotto anche in una confusione informativa, ciascuno ha preteso di dire la sua senza avere però gli strumenti per farlo e quindi le indiscrezioni si sono accavallate e, come lei mi insegna, quando le indiscrezioni continuano ad accavallarsi la gente poi comincia a credere che siano verità oggettive, così come le opinioni di alcuni virologi, di alcuni studiosi del settore medico scientifico possono
possono aver tratto in inganno alcuni sul tipo di comportamenti da seguire. Quindi probabilmente gli errori sono stati fatti anche dalle istituzioni, sono stati Sì. fatti anche dal mondo del giornalismo, Sì. sicuramente, ma è una fase storica in cui tutti fanno errori. Ritengo Certo. però che la figura del prosumer, cioè del produttore e consumatore di informazioni, che è una figura che può essere incarnata da qualunque utente dei social, abbia prodotto i disastri maggiori. Cioè il fatto che chiunque si colleghi a un profilo e possa veicolare qualsiasi notizia, avendo una comunità di follower e di contatti che lo seguono e ci credono, credo sia l'aspetto più preoccupante della cosa. Quindi invitiamo tutti a far riferimento a fonti ufficiali, accreditate, istituzionali e a rifiutare appunto tutte le altre chiavi di lettura assolutamente aleatorie, superficiali e delle quali non ci sono riscontri. Certo. Penso anche dei messaggi audio che giravano sulle chat di WhatsApp, insomma, all'inizio soprattutto. Sono stati insomma deleteri e poi però ci vuole anche diciamo sempre una responsabilità sempre maggiore anche da parte dei giornalisti. Mi riferisco per esempio all'ultima una delle ultime notizie, cioè sul traffico sulla Pontina, per esempio nei giorni prima di Pasqua e Pasquetta, come su altre consolari attorno a Roma, diciamo sono stati scritti articoli in cui si condannavano queste persone uscite per andare a fare la Pasquetta fuori porta, però poi pare che su 4.000 controlli siano state fatte solo 108 multe, ecco, un numero abbastanza esiguo, quindi magari ci vuole anche un po' più di responsabilità da parte dei giornalisti in questo senso. Indubbiamente il sensazionalismo di certa stampa non ha aiutato, quindi la drammatizzazione oltre il dovuto di alcune condotte non ha aiutato, ha esasperato ancora di più le tensioni, ha esacerbato gli animi, ha diciamo, inasprito quella che è una conflittualità sociale latente, ma che emerge sempre più nitidamente. Quindi io credo che i giornalisti dovrebbero in questa fase ricordarsi i loro doveri deontologici, che sono soprattutto quelli della essenzialità dell'informazione, dichiarare soltanto ciò che è essenziale alla completezza delle notizie e la neutralità nei racconti, senza far prevalere le proprie passioni, le proprie emozioni, i propri punti di vista, perché questo finisce appunto per drogare la cronaca, che invece più che mai deve essere cronaca di pubblica utilità al servizio dei cittadini.